questo viaggio con Dante ho scelto anche di approfondire la Divina Commedia attraverso lo sguardo degli uomini che l'hanno letta nei secoli a venire. Questo è molto importante perché quello che non dice Dante, proprio i suoi silenzi forse possono essere intesi da altri uomini, da chi la legge, da chi la fa propria. E per questo primo silenzio, il silenzio della paura, è Giovanni Pascoli che ce ne parla in una delle sue poesie, una tra le più tragiche, intitolata I due orfani. In questa poesia ci sono due bambini in una soffitta di una casa. Hanno paura, sono due fratelli molto piccoli. E uno sente dei rumori, sente dei fruscii, chiede all'altro che cosa sia perché ha paura, e l'altro dice no, stai tranquillo, è solo il vento. Poi ancora silenzio. E poi di nuovo un ticchettio alla porta. Forse bussano, dice uno, e l'altro dice no, è solo la pioggia che batte forte. E poi il fratello, quello più piccolo, dice non avevamo così paura quando c'era ancora nostra madre. L'altro dice sì, è vero, e rimembrano insieme quella luce, non ricordano il volto della madre, ma pensano a quella luce che attraverso la serratura della porta della cucina, con una luce, un calore, li faceva sentire al sicuro. Sentivano i suoi passi dall'altra parte della casa e non avevano paura. E uno dice all'altro sì, ma quel tempo noi non eravamo così buoni, litigavamo spesso. E l'altro dice vero, ora siamo più buoni. Tragica presenza di se stessa.